Ciao ragazzi, Ciao. benvenuti in questo nuovo video. Come vedete, l'intro oggi sarà un po' diverso perché quello che succederà è che Andrea andrà di là nella mia camera Ah, non ce lo e guardi? no, io non devo guardare, è tipo una sorpresa. E sceglierà tutti i trucchi per me con cui mi devo truccare. E io volevo prendere tutti i pennelli che utilizzo solitamente, però la sua proposta Ok, scelgo io. è stata che scegli anche Ma quelli sennò è lui. troppo E facile. scegli Ma anche. quanti te ne lo prende? Ti ne pare? Aspetta, però prima mi hai detto Dammi un scelgo minimo. anche perché cosa li devi usare. Dammi un No, minimo non ti e do un nessun massimo. minimo perché mi trucco un sacco di volte insieme a te. Quindi Ma io non ti guardo mai. in teoria qualcosa dovresti sapere. Nessun suggerimento. Allora, ti do qualche pochette da riempire. Ah, Aspetta. qualche. Io avrei preso solo tre pennelli. Solo tre pennelli. Guarda, facciamo così, i pennelli li puoi mettere qui dentro. Mi dai un minimo, cioè, se no io te Quanti ne te metto tre pare? davvero, No, quanti te ne pare? E invece qui devi mettere le cose di trucco. Allora, adesso lascerò la eh. Le macchina. cose di trucco. Lascerò la macchinetta in mano a Andrea. Calcolate che questo è il bordello che c'è sulla mia scrivania. E quindi, cioè, tipo, vabbè, fate finta di Cioè, ma tutte queste niente. cose dove prende? Cioè, questi si possono usare. No, allora, sì, puoi prendere quello che ti pare. I pennelli stanno lì, quelli sporchi. Qui, questi per il viso. Questi sono quelli che non uso Vabbè, mai. non mi Non dite te devo. suggerimenti. Vabbè, questi sono quelli per gli occhi. Non mi devi dire. Vabbè, questo non è che per il viso. Queste sono alcune cose di trucco. Quelle, cioè, Vabbè, ci smucina penso qua. io, tranquillo, non ti Aspetta, preoccupare. perché. Ma pure le palette, cioè, le palette no, troppo facile, Le altre cioè. stanno qui dentro di trucco. Prendi quello che ti pare. Mi raccomando, non ti dimenticare Beh, le ciglia finte lo so che ci stanno, quindi te le niente. porto. Ok. Allora, da dove iniziamo? Allora, le ciglia finte ci stanno. Questa mi ricordo che c'è, che se la mette sempre. Tutta sta roba qua che cos'è? Vabbè, un po' dei pennelli. Questa è pettinare le sopracciglia. Questi due, tre. Questi sicuramente metteremo. Pure qua dentro. Questo è per mettere la line, forse? Ma sì. Che cavolo è sta roba? Penso. Ah, aspetta, questo non manco l'ho aperto, sto cassetto. Questo. E questo. Credo basta. Ti cavo questo. Questo sarà fondamentale. L'unica cosa che si vede che sta fuori dalle pochette è questa qui e già so che ci ha azzeccato perché mi Sì, vede utilizzarla perché sempre. con Giacomini non si sbaglia mai. Ma ti ricordi quando l'hai presa? Perché io stavo lavorando e ti ho detto tipo ti prego Sì. comprala e poi il sito era crashato e Ah ah. tu mi scrivevi Giulia non riesco a Sì, me lo comprarla. ricordo. Poi, vuoi vedere prima i pennelli o i trucchi? Prima i pennelli. Sicuramente. Sono davvero pochi questi. Ti ho detto, danno un minimo dei pezzi. Allora, mamma mia Andrea, sono pochissimi. Allora, un pennello di Real Techniques duo fibre. Ma che cosa duo fibre. Poi mi ha preso questo, che è il pennello che uso per la terra solitamente. Meno male. Non so Mi se a ha me sta preso. servo. Mi ha preso questo pennello qui gigante e poi cose mai usate prima. Allora, mi ha preso questo qui per pettinare le Questo me lo ricordavo. sopracciglia. Ma questo lo usavo tipo 3 anni Ah, fa. bene. Vabbè, troveremo un utilizzo. Pettiniamo le sopracciglia. Poi mi ha preso questi pennelli che uno è quello della Naked 3, un altro è un pennello che mi avevano mandato i cinesi e quest'altro non ho la minima idea da dove provenga. Cioè, ma dove l'hai trovato sto Non lo so. pennello? Ti giuro, io non ho idea. Cioè, forse questo è uno di quei pennelli che mi avevano dato a scuola di trucco e che tipo non ho mai usato. Allora, mi dicono dalla regia di dire il motivo per cui Andrea non compare in questo video. Posso far vedere solo Semplice. le braccia adesso. È perché stare davanti all'obiettivo non è semplice e qualcuno si vergogna. Quindi, Quindi prego. sarò dietro le Fai quinte. tipo la voce, come si Narrante. chiama? La voce narrante. Andrea, che cosa hai preso? Oddio, mi sento male. Allora, Non l'avevo fatto bene.
ha preso il fondotinta di Bourjois, quello scurissimo, che tipo sei tonalità più scuro di me. Ma io ho pensato che se stava lì lo usavi. Certo, però lo usavo mischiato con quello chiaro. Vabbè. E poi ha preso un altro fondotinta che è quello di LA Girl, sempre molto scuro per me. Vabbè, te l'ho detto che non ho fatto caso poi, ai colori. Però hai azzeccato i correttori, ha preso la ruota di questo Crayon. Questo ho detto, questo sarà fondamentale. E questo di LA Girl. Ah, vedi che bravo. Guarda, questa la faccio vedere io. Questa qua la vedo sempre, quindi e l'ho messa. Hai fatto bene. Poi mi ha preso... ha preso il rossetto... il rossetto di Charlotte Tilbury Pillow Talk, che è bellissimo, nude. Ah, vedi, mi hai preso un sacco di matite. Cioè, tipo, tutto quello che stava là sopra. Quindi hai fatto bene. Poi ho preso la matita di NYX che ci avevo abbinato nello scorso video. Una matita rossa e una matita fucsia. Stavo ridendo perché pensavo che avessi preso la matita fucsia con rossetto rosa, tipo. Te l'ho detto, i colori non l'ho visti. Ok. Era tutto buio. Poi ha preso l'illuminante di Milani. E poi ha preso questa terra di Rimmel vecchissima che non uso da non so quanto tempo. Quindi la terra l'abbiamo presa. Sì. Per la luce. Poi mi ha preso questa palette di... Che cazzo non la so queste cose? Si dicono parolacce. Ha detto, ci sono anche le pillole, mettiamo le pillole. Ma scusa, dove l'hai trovata? Ho detto al... cosa, lo stuccio quello da blu, non lo so. Ma da... Ma la... quella è di mia sorella. Ho preso soltanto le pillole. Mi sento male. Ciao, insomma. Io ho preso un'altra palette di ombretti. Un'altra palette di ombretti. E poi mi ha preso le ciglia finte. Ma una cosa che ho visto è che non ha preso la colla. Sì, amore. Sai, le ciglia si attaccano con la colla. Ah, bene. Il mascara non c'è. No? No. Non c'è neanche una matita per le sopracciglia. Posso andare sopra a prenderle. Prima cosa, uso la ruota di Kryolan dei correttori, che in questo periodo dell'anno che inizia a fare freddo è molto molto rigida. Me ne sto accorgendo soprattutto adesso che uso l'altro correttore, quello di NARS, che è molto più cremoso. Se avete un contorno occhi parecchio secco, sicuramente quell'altro vi piacerà di più. Però... io ho cercato di selezionare le cose che potevano andare bene per te. Cioè, se prendevo 27.000 trucchi, logico che cercavo, cioè prendevo quello che ti serviva. Hai ragione. Senti, il fondotinta secondo te come lo devo mettere? Con le mani o con quale pennello? Ha detto che questo qua è per il fondotinta. Lo metto, questo è per il fondotinta? Sì. Va bene, userò questo. Allora, il fondotinta uso questo perché quest'altro è ancora più scuro. Uscirò fuori, mettere tipo... anche questo perché sennò che l'ho preso a fare. Ah, vuoi che metto anche quello? Lo devo mischiare? Ma poi lo sfumiamo con quest'altro pennello. Guarda quanto è scuro sto fondotinta. Aspetta, quindi quale devo usare? Uno solo ne posso usare perché se lo sporco per il fondotinta poi rimaniamo a corto di pennelli e è un disastro. Lo sceglierei io. Dai, usa questo così non si vede che poi si sporca. Perché è già sporco. Sì. Che bello. Poi direi il duo fibre è proprio un pennello ideale per il fondo. Amore, stasera... sei diventata quasi abbronzata. Mi hai preso manco una spugnetta. Ah, è vero. Ma è vero che le ciglia finte. Guarda. Questo pennello come era benissimo. Vengono, dai, guarda, qua... più lo stendo più vengono le strisce. Perfetto. Direi che il fondotinta è proprio Perfetto, dello stesso... Pelo. Grazie. Scusa. È dello stesso colore del collo, vedo. C'è solo un problema, amore. Dico. Come lo sfumo il correttore? Con le mani. Ok, va bene. Perché c'è anche un pennello apposito per questo. Guarda, io uso la spugnetta. Ah. Però si potrebbe fare anche con non un altro. Non c'è un pezzo di carta qualcosa per no. sfumarlo? No, userò le dita, dai. Sì. Farò uscire la vera make-up artist in me. Allora, mentre sfumo il correttore, il prossimo step è la cipria.
Sì. Ok, con che cosa la applico? Bella domanda. Guarda, i miei denti sembrano super bianchi col fondotinta arancione, Vabbè, dai, sta bene. grazie, amore, che carino. Questo è il motivo per cui non dovete mai applicare la cipria con un pennello così. Ah, ho sbagliato il pennello. Mi hai detto che era No, perfetto. allora, è perfetto per mettere la cipria su tutto il viso, però quando andate intorno agli occhi dovreste aiutarvi tipo con un In pennello questo più caso. piccolo o con una spugnetta. No, diciamo dai che mi sono abbastanza arrangiata. Terra, con che cosa la applico? Con le mani. Come con le mani? Come faccio a metterla con le Con questo qua. mani? Perfetto, questa è l'unica cosa che hai azzeccato. Ero tentato a dirti questo, però. Oddio. Perché sai che c'è, siccome non mi basta che il fondotinta sia più scuro, voglio dare anche l'effetto abbronzato. Oddio, mi sono fatta una chiazza enorme. Adesso non mi vuoi dare la colpa a me. No, questa è colpa mia. Non sai perché non mi ricordavo. Non mi ricordavo che questa terra scriveva così tanto. Scrivente. Pensavo fosse tipo quelle che sto usando adesso. Allora ho fatto così, boom, sono diventata marrone. Porca miseria. Adesso dove mi porti stasera? Beh, se sei truccata così a casa. O Chiudo dentro casa. più che altro basta che non ti vergogni idea. Tu ti devi vergognare di me. Prossimo step, il blush non c'è. Quindi prossimo Il step rossetto. ancora. No, che rossetto. È l'illuminante, che lo metterò. Con cosa o dove lo vuoi mettere? Con cosa? Ma Ah. serio? No, scusate, se sbagliato. Non questo. Ok. Questo è il motivo per cui non mi farò mai truccare da un 3-4 anni succederà, dai. Per sì, eh. adesso. Che cosa è il video in cui mi trucchi? Sì. Prossimo step che faccio sono le sopracciglia. Siccome non abbiamo niente, mi accontento di pettinarle. Anzi, sai che faccio? Posso almeno provarle a fare con un po' di ombretto. Eh certo, te l'ho preso apposta. Scusa, con quello non ci si mette l'eyeliner? Anche. Te l'ho preso Diciamo che. apposta. Ma non mi hai preso l'eyeliner? Mazzo. Ammazzo. Complimenti. Grazie. Dai, non so male, sono Oddio, forse un po' aspetta, guarda scura. un po'. Questa è più scura, Sì. beh. Hai fatto tipo, oddio, aspetta, guarda un po'. Vabbè, dai. Ci accontentiamo, dai, Me ne hai ombretti. presi 50.000, quindi dimmi quale devo Ah, quale sono usare. questi qua? O Sì. questo? Sì, ho quello sotto. Ah, ho quello Scegli sotto. tu i colori che devo usare. Ah, posso mischiarli io? Sì. Mettiamo il blu. No? Dimmi, dimmi. Il blu è un colore. Allora, mischiamo. Mi piace questo. Proprio spontaneamente ti dico i colori che mi Sì. piacciono, eh. Poi non so se si abbinano Va bene insieme. bene, tu dimmeli. Mi piace questo qui. Poi Sì. se lo vuoi sfumare un po' col viola. E Ok. poi ci buttiamo in mezzo pure qualcosa. E Sienna. Aspetta, perché loro non hanno visto le tue scelte. Allora, Andrea mi ha detto di mettere il blu sfumato con un po' di viola. Un po' di questo ce lo mettiamo. Un po' di Alchemy di Nabla. E poi ha detto che voleva mettere Perché Sienna. sei tu che hai voluto aggiungere, se no mi sarei Ok. fermato. Non ho messo uno, ce Sienna. l'ho detto uno a caso. Ok. Ora, diciamo che i pennelli che ho a disposizione per fare tutto questo sono questi. Se ne so tre, uno per colore. Sono quattro i colori, però, quindi Ah, sono sono quattro? quattro, uno, due, tre e Vabbè, ma quattro. siccome questo blu è simile a questo, lo puoi mettere Ah, insieme. ok, va bene. Grazie del consiglio. Lo apprezzo tantissimo, amore. Allora, Allora, te l'avevo detto, questo e quello. Ah, quindi vuoi che li metto in ordine? Sarà una sfida impossibile. Va bene. Vabbè, te lo faccio mettere come No, di no, parte, no, dai. no. Metto. No, lo sai qual è il problema? Non sono i colori, sono i pennelli. Con cose strane, ti giuro. Vabbè, ma ho appena iniziato, Ah, ok. aspetta. Confido in te.
Il problema è che non c'ho il mascara, quindi sembro davvero un pagliaccio, sembrerò. Ma posso usare i pennelli come mi pare? Sì, va Ok, come grazie. vuoi. Ti lascio libero, Ti scelto. ringrazio. Forse questo blu era meglio che non lo scegliamo. Aspetto di vedere gli altri. No, dai, cambiamo. No, Aiutami. No, 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 ti prego. Mi sono accorto che ho fatto una cavolata. no. Che colori vorresti Non lo so, come mettere? si fa a modificare tutto, renderlo per spengerlo un pochettino? Ma perché è troppo blu? Sì. Vabbè, ma ora ci mettiamo quell'altro sopra, vedrai che viene bene. Guarda, ora ti faccio vedere. Sai come si dice? Don't worry, be happy. Ok, adesso si va con il viola. Vedi che non viene male. Ti ho detto, l'unico problema è che non ho i pennelli, capito? Ma non posa questi. Non sono un granché. Ma meglio di far con le mani. No, invece è meglio con le mani che col pennello in alcune situazioni. Ok, ora metto Alchemy di Nabla. Questo ombretto è bellissimo. Scelto io. Ovviamente. Ovviamente. Guarda. Wow. Ti piace? Molto. Sai che questo trucco fatto bene, secondo me viene davvero figo. Cioè, guarda che roba. Allora, ragazzi, commentate qui sotto, fatemi sapere se volete vedere questo trucco, però fatto nel modo giusto, perché a Modo me piace giusto, ma i pennelli li tantissimo. scelgo sempre io. Proviamo a fare una sfumatura. Mazza, ancora sono le 5 o c'è il telefonino che sta scavocciando? No, sono le 5. È che è buio fuori. Sembrano tipo le 10 di No, notte. perché l'altro. Vedi? Sta scapocciando. Ma dai, ma perché fa così? Non lo so. Dai, ti devi prendere quello nuovo, amore. Cioè, neanche più l'orologio funziona. Giusto per la cronaca, il telefono di Andrea segna le 5 e un quarto. In realtà sono le 6 e 04 che erano. Ieri sera non finiva più la giornata. Cioè era mezzanotte e Glielo posso mezza. Sì, raccontare. era mezzanotte e mezza. E mi segnava alle 10:20. Dico, ammazza, ho durato tutta questa giornata. Andrea stava sul divano e tipo pensava fossero, cioè nella sua testa diceva tipo oddio è tardi, cioè non finisce più sta giornata, guardava il telefono e segnava le 10:30, invece era mezzanotte e mezza. Sì. Una giornata infinita, cioè praticamente ora che arrivavi tipo a mezzanotte erano le 3:15 magari. Mamma mia. Senti, io non so perché, ma a me sembra che più sfumo e peggio faccio. Però No, non è dai, male. bello. Guarda, se avessi avuto un po' di eyeliner e un pizzico di mascara sarebbe uscito un trucco Ma tu non bellissimo. me lo vuoi mandare Ma no, perché a questa è la sfida. Che colore metto prendere? sotto? Aspetta, sto a mettere l'ora. Aspettate tutti. Andrea, Scusate scusate, un attimo. Andrea deve rimettere l'ora. Lo stiamo in diretta, no? No, no. Tranquilli, tanto. Sì, tanto allora voglio venire tutti in sequenza. Sotto Sì, dimmi che colore devo mettere sotto. dove? Sotto qua. Ah, perché si mette un colore? Puoi anche non metterlo. Verde acqua, no, non è vero. Questo qua. Allora, ha scelto Who Me di Colored Rain. Sai che sono curiosa di vedere le immagini di quando mi prendi i trucchi. Non vedo l'ora di montare questo Ma stavo video. talmente tanto impegnato a guardare che magari certe volte mi sono accorto che puntavo il Sì. tavolo e non inquadravo la roba da. Cioè il make-up. La roba. Il make-up. Il Make-up. make-up. Ok, ti posso chiedere solo il permesso di fare una cosa? Del Posso tipo. usare un ombretto scuro tipo al posto dell'eyeliner? Un ombretto scuro. Al posto dell'eyeliner. Sai che cos'è l'eyeliner? Sì, l'unica cosa che so. Tutto scuro, andiamo sul Va nero. bene, grazie. Scuro. Meno male. Ma sto pennello è stranissimo, non so se è tipo zozzo da 20 anni o. Ah, questo è il problema, è tuo che non li lavi. Hai ragione, amore. Oddio, guarda che mi sono fatta. Ma no, se rovina un Ho trucco. capito, ma sto pennello è tipo cicciottissimo. Sì, ora diamo la colpa al pennello. Volevo fare una righetta sottile, ma è uscito. Non lo so che E cavolo è cerca se ce ne sta un uscito. altro meglio di pennello, No, non ce n'è un altro meglio. Ah, manca il rossetto. te lo Mi metto stavo io? scordando. Me lo vuoi mettere tu? Però questa, cioè, non è la sfida. Cioè, tu ti stai truccando con i trucchi che ho preso io.
Se ti metto il rossetto non... Vabbè, non fa niente, capiranno. No, dai. Dai. Siete Ti sicuri? metti prima la Ma matita. perché la matita? Ma perché? Ma dove va È messa? bellissima, è bella. Ma questa mi urta! Dove te la devo mettere? Quando mi mettono la matita, c'hai Ma perché te la devo mettere? tipo punti interrogativi in testa, ma mi dici, ma Perché? come la Perché te devo la devo mettere mettere? intorno alle labbra se ti posso mettere il rossetto? Perché, vabbè, metti il rossetto, tieni, perché la Possiamo fare il matita contrario? va, fai come ti pare, No, dai, aspetta, aspetta, mettiamo una matita, tieni. Ci hai facciamo le cose come vanno pensato? fatte. Dove sta la matita? Non si vuole Non scarabocchiare. ti preoccupare, non mi rovini questo trucco, metti Hai raga. capito? Devo sta fermo. Quindi devo colorare dentro, no? Mi chiamavano il pittore. Scusa, eh. Aspetta. Devo Aspetta, ci sono un po' dei peletti della tua barba. Vuoi girare? Mi ascolti? Mi scusami, ascolti? perdono. No, l'hai messo pure bene. Metti il rossetto adesso. Cose fanno male. Sei fortunato perché questo rossetto è di un colore, cioè, tranquillissimo. Ma non ho capito perché mi tiri i Perché capelli non lo so, quando non mi so dove, metti non so dove reggerti. Perché mi viene per farti stare fermo. così. Mi hai messo proprio dentro le labbra. Sei stato molto bravo. Che Sono bravo. forte? Sì, grazie. Ora dammi un voto da 1 a 10. Allora, un voto da 1 a 10, considerando la tua bruttezza in generale, partiamo da un 1. Poi col trucco che ho scelto io arriviamo a un 5. Andrea, grazie. Scherzando. Allora, ragazzi, il video di oggi è terminato qui. Io ringrazio tantissimo Andrea per aver Che partecipato. Se il video vi è piaciuto, ricordatevi che dovete spolliciare all'insù e iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Vi mandiamo un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao! Ciao.